a Giulianova a seguito della presenza di alcuni casi di positività al Covid-19 individuati all'interno degli istituti scolastici comunali Braga e Colleranesco, il Comune ha organizzato una campagna di screening gratuito riservata a docenti e operatori scolastici e alunni dei due plessi. Il test verrà eseguito venerdì 29 gennaio dalle 14 alle 18 nella sala polifunzionale I Pioppi all'Annunziata. Ricordiamo che non potranno essere sottoposti al test i bambini di età inferiore ai 6 anni. Faremo uno screening mirato all'interno dei due plessi scolastici per capire cosa è accaduto. Lo faremo anche per dare maggiore tranquillità non solo agli studenti, ai ragazzi, alle famiglie, ma anche a tutto il personale che ruota attorno alla scuola, il personale docente. E oltretutto ci tengo a dire, oggi c'è anche un articolo sulla stampa, che sono del parere che debbano essere vaccinati nel minor tempo possibile tutti gli insegnanti e tutti gli operatori scolastici, ma deve essere una priorità del governo regionale. Sarà mia premura continuare a fare pressione presso la regione Abruzzo, perché ritengo che siano una di quelle categorie assolutamente esposte e non vedo per quale motivo debbano essere comunque a stretto contatto all'interno di un'aula diverse persone e le insegnanti, soprattutto le più fragili, non vedo per quale motivo non debbano essere vaccinate rapidamente con il piano dei vaccini che partirà nella giornata di domani. Qual è la situazione che sta vivendo oggi il Comune di Giulianova? In linea con quelle delle stesse città della regione Abruzzo, che hanno un numero di abitanti importanti. Giulianova, ricordo, è il nono comune della regione Abruzzo per dimensione demografica e sta incontrando le stesse difficoltà che incontrano gli altri comuni. Calcolate però che sul numero totale dei positivi, se dovessimo andare a togliere quei cluster ormai famosi all'interno delle RA e delle RSA, stiamo parlando di numeri che si aggirano intorno alle 150-200 unità, quindi assolutamente in linea con tutti gli altri comuni della provincia di Teramo.